hanno delle punte d'eccellenza che secondo me noi italiani possiamo tranquillamente guardare col binocolo. E poi sono estremamente bravi nella comunicazione e hanno capito un qualcosa che ai più dalle parti nostre sfugge ancora. Se io vado a fare una visita ad una cantina di media entità, diciamo, di medio livello in Francia, e mi azzardo a dire una parola fuori posto nei confronti del vino di punta di quella zona, io vengo immediatamente ripreso, perché lì loro hanno capito che le aziende leader sono effettivamente aziende trainanti, grazie alle quali poi c'è una ricaduta positiva su tutto il comprensorio. Questa cosa da noi ancora non esiste, non si è capita, siamo più delle volte l'un contro l'altro armati, e questa abitudine ad essere divisi sicuramente non ci giova. Tant'è che anche sui mercati esteri i francesi hanno sempre fatto gruppo, sono arrivati ovunque prima di noi, e quando arriviamo noi in regolare ritardo troviamo un terreno già colonizzato e occupato dai nostri cugini d'Oltralpe, come vengono amabilmente chiamati. Dove hai trovato una bottiglia del tuo vino e non ti saresti mai aspettato di vederla? In Lussemburgo. Però non è stato tanto quello una sorpresa, la sorpresa grossa e negativa è stato alcuni anni fa, una decina d'anni fa, trovare una mia bottiglia che io all'epoca vendevo a 7,50 € più IVA in cantina. E la trovai in un ristorante di Piazza Navona a 45 €. Non la prendevano da me, la prendevano direttamente da un distributore che ho su Roma, però insomma trovare una bottiglia che viene confezionata con lo scopo di dare un vino di qualità a prezzi umani, trovarla a quel prezzo, insomma, non dico che fu uno schiaffo, perché avevo la consapevolezza che non avevo nessuna colpa, però non fu una cosa piacevole. Quanto temi le recensioni degli esperti, Antonello, per la tua azienda? Beh, le recensioni sono una cosa molto importante. Io devo le mie fortune anche a delle ottime recensioni che io ho avuto da subito quando ho cominciato a fare vino. Io dico sempre che ho un grande debito con la fortuna, perché a me è successa una cosa che credo non sia successa a nessuna cantina mai in Italia. Cioè, io con un mio vino confezionato nella mia prima vendemmia, che era la vendemmia 2003, presi i 5 grappoli dell'Associazione Italiana Sommelier, quindi un premio a livello nazionale, quando quel vino non era stato ancora etichettato e quindi non esisteva ancora una bottiglia di quel vino sul mercato. E questa cosa mi ha sicuramente cambiato la vita, perché ha creato a mio favore un abbrivio di carattere commerciale straordinario, per cui se io dicessi con la mia esperienza, con la fortuna che ho avuto, che le recensioni non sono importanti, direi veramente una grande stupidaggine. Se tu avessi una somma, un capitale da investire all'estero, dove investiresti? In vitigni? In Nuova Zelanda. Perché? Perché è qui, però sconfiniamo in fattori onirici, no? Nel sogno, nel senso che quando uno non conosce dal vivo una situazione è portato ad immaginarla come il ben godi. Allora, che cosa realmente io immagino? Quando penso alla Nuova Zelanda, penso ad una terra che, stando a parti invertite sull'altro emisfero, ma alla stessa latitudine dell'Italia, magari ha lo stesso clima piacevole che abbiamo qui in Italia. Prima cosa. Seconda cosa, penso ad un paese lontano da tutti i vincoli e le pastoie burocratiche che uccidono chiunque si metta in testa di fare un lavoro improprio. E allora vedere una cosa del genere è chiaramente un miraggio. Poi magari mi sbaglio, poi magari lì la burocrazia è ancora più invasiva di quanto non lo sia in Italia, però nel mio immaginario, nel mio sogno, io vedo la Nuova Zelanda come questa specie di paradiso terrestre. Un'opportunità da cogliere, perché è ancora territorio vergine, come gli esploratori tipo Cook.
Sì, in fondo sì, ecco, poi una terra in cui lo sport nazionale è la vela, si gioca a rugby, non c'è il calcio, che pure io amo, ma insomma tanti eccessi che sono legati al mondo del calcio mi hanno stancato, mi danno fastidio, così sono portato a pensare, forse superficialmente, che quello sia un posto più vivibile di quanto non sia diventata l'Italia negli ultimi anni. Qual è il programma TV più bello dedicato al vino? Ma probabilmente Hit Parade, la rubrica del TG2. Che non a caso fa sempre registrare ottimi dati d'ascolto, per la Sì, rete. anche perché diciamo che fruisce anche, se vogliamo, dell'abbrivio di essere messa in onda subito dopo un TG, ma se il programma venisse fatto male, non sarebbe comunque seguito. Il fatto che è comunque un programma molto seguito è perché è fatto molto bene, è curato molto bene da gente che di vino ne mastica davvero. Chiudiamo con un giochino, Antonello. Anzi, io ti dico il nome di un VIP, cantante, sportivo, uomo di spettacolo, scrittore, comunque conosciuto, tu me lo abbini a un vino. George Clooney, Sauvignon Blanc, Monica Bellucci, Amarone. Buffon. Beh, diciamo che stanno lavorando a Torino un buon Barolo, Sofia Loren, un Aglianico, Checco Zalone. Checco Zalone, beh, un primitivo di Manduria, magari l'ess di Gianfranco Fino. Ultimi due cantanti, Vasco e poi Ligabue. Beh, per Vasco non si può non pensare ad un Sangiovese di Romagna. E Ligabue, perché no? Un Nebbiolo della Valtellina. Queste le indicazioni di Antonello Coletti Conti riguardo gli abbinamenti, non con un cibo, non con un piatto prelibato, ma con un personaggio famoso. La tua azienda si trova da anni, l'abbiamo detto in apertura. Qualche indicazione per raggiungerla? Avete anche ospitalità? Fate ricezione ospiti? Non direttamente in azienda, ma abbiamo un affittacamere di famiglia in paese. L'azienda è molto facilmente raggiungibile, nel senso che si trova a 800 metri dal casello autostradale di Anagni. Poi è sufficiente telefonarmi, prendere un appuntamento, io mi metto sempre a disposizione per ricevere le persone, far visitare l'azienda, la cantina, i vigneti, far degustare i vini, quindi diciamo che c'è un certo via vai in azienda di visitatori. Il sito, per chi volesse dare un'occhiata in rete a ciò che... Il sito è www.coletticonti.it, ma ahimè è un sito molto poco aggiornato. Allora, questo è uno degli obiettivi Sì, per... è una cosa di cui mi devo occupare. Io ho il grande difetto di non saper, non essere molto bravo nel delegare le cose, e pretendo di occuparmi di tutto in prima persona e finisco con il trascurare tante cose. Una di queste è l'aggiornamento del sito internet, che credo di averlo aggiornato l'ultima volta 9 anni fa. Beh, forse è necessaria un'occhiata, buttargli un occhio. Grazie ad Antonio Coletti Conti. Salute, brindiamo con quale bottiglia della tua produzione per questo incontro? Sicuramente l'Hernicus, perché non è la bottiglia di punta dell'azienda, è il cesanese d'ingresso, però paradossalmente per me è quello più importante, perché a parte il fatto che è il vino che faccio nel maggior numero di bottiglie, ma è il cesanese confezionato per far conoscere il cesanese a tutti, senza sparare troppo in alto con il prezzo, stando molto attenti al rapporto qualità-prezzo. Allora in alto i calici, grazie ancora Antonello Coletti Conti. Grazie a voi, grazie a voi. Grazie per aver ascoltato un nuovo episodio di Wine Soundtrack. Per info e aggiornamenti vai sul sito winesoundtrack.com.